Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi vi porto le attività FK, ragazzi, non massive, quindi non saranno 15-17 attività di fila come Peter Griffin. Ma ragazzi, per chi ha appena iniziato viene veramente bene, perché fate 2-3 4 livelli anche se partite da zero ogni fine attività. Ogni attività è composta da 7 round, ragazzi, quindi in un quarto d'ora fate circa 3-4 livelli. È veramente comodo, soprattutto per sbloccare le cose iniziali, per chi ha iniziato a giocare con la nuova versione o per chi ha account secondari, ragazzi. Lascio tutte le attività in descrizione qua sotto, ragazzi. C'è per Play, per Xbox e anche per PC. Quella di PC è un po' più particolare, moddata, io non l'ho potuta provare, vi invito a provarla, ragazzi, e farmi sapere nei commenti se ne vale la pena effettivamente farla. Quindi, una volta aggiunte le attività, ragazzi, tramite il social club, mi raccomando, da gioco spento, la troverete nelle catture. Le attività saranno qua. A questo punto, una volta che avete avviato l'attività, non vi resta altro che far entrare un vostro amico all'interno della lobby. E una volta che il vostro amico è all'interno della lobby e avete messo pronto per avviare l'attività, ragazzi, dovete mettere un elastico al vostro pad, e vi consiglio anche di attaccare il filo come ho fatto io, in tal modo che il giocatore, ragazzi, gira leggermente verso sinistra e sta in corsa continua. Quindi a questo punto dobbiamo aspettare che parta il tempo, e quando il tempo partirà da solo, ragazzi, saremo all'interno di queste gabbie rotonde e non dobbiamo nient'altro che guardare il giocatore che gira. Allora, se quando arrivate in questo punto avete i switch che continuano a girare, vuol dire che avete messo l'elastico nella maniera corretta, ragazzi. Ora vi velocizzo la clip, così vi faccio vedere cosa dovete vedere quando siete all'interno dell'attività. Eccoci qua, ragazzi. A questo punto, avendo l'elastico, il nostro giocatore camminerà da solo sbattendo verso la barriera e noi non dobbiamo fare nient'altro, ragazzi. Allora, come potete vedere, io sono già a rango 126, raga, quindi sono già alto, non me ne frega niente fare RP. Ma il mio amico che sta all'interno è entrato dentro l'attività con rango 8, come avete visto. Adesso vi velocizzo la clip, se non avete voglia di guardarla, che io non avrei voglia infatti, la skippate a 6 minuti, ragazzi, e come potete vedere vedrete che il mio amico ha fatto 3-4 livelli in pochissimo tempo. Comunque, raga, io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix e spada bam, raga, al prossimo video, buona visione. We'll be right back.
Thank you.